La Camera vota la fiducia sulla legge di stabilità, il rush finale tra le polemiche con i sindaci, Confindustria e il segretario del PD Renzi in pressing sul governo. Per tutti la manovra è un'occasione perduta e non basterà a rilanciare la crescita. Dal vertice europeo di Bruxelles Letta respinge le critiche, non posso sfasciare i conti. Standard & Poor's gela anche l'Europa tagliando il rating, via la tripla A. L'agenzia parla di una debolezza generalizzata del credito dell'Europa, a 28 a pesare anche le tensioni sui negoziati in materia di bilancio. Ma Bruxelles protesta, tutti gli stati hanno fatto la loro parte durante la crisi. Sottolinea il commissario Olli Rehn, Standard & Poor's sbaglia. Nuove accuse per Walter Lavitola che torna in carcere. Per i PM di Napoli l'ex direttore dell'Avanti avrebbe tentato un'estorsione ai manager di Impregilo per costringerli a costruire un ospedale a Panama in cambio di un appalto per la metropolitana locale. Secondo un testimone Lavitola avrebbe anche organizzato un possibile ricatto a Berlusconi con dei video di incontro con escort. Invenzioni, replica Ghedini. Tutti conoscevano la storia di Gagliano, riferendo in Parlamento il ministro Anna Maria Cancellieri smentisce la tesi del carcere di Genova sul caso del killer evaso dopo un permesso premio. Ho disposto un'indagine conoscitiva, spiega il ministro, sottolineando che i permessi sono essenziali per il reinserimento dei detenuti. Dopo 10 anni di carcere è tornato libero l'ex oligarca russo Mikhail Khodorkovsky. Il presidente Vladimir Putin ha firmato la grazia, mettendo a punto un altro colpo mediatico a poche settimane dall'avvio dei giochi olimpici di Sochi. Il fondatore della compagnia petrolifera Yukos, considerato un nemico del Cremlino, era stato arrestato nel 2003 con l'accusa di frode e riciclaggio. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, in primo piano c'è la giornata di Montecitorio, dove la Camera sottopone al voto di fiducia la legge di stabilità prima che questa venga approvata in via definitiva, entro e non oltre la fine dell'anno dal Senato, ma sono giorni convulsi in Parlamento, con micce pronte ad esplodere in qualunque momento e con Matteo Renzi, il neo segretario del Partito Democratico, che mette alle strette il premier Enrico Letta, nonché suo compagno di partito. Vediamo tutto. Letta a Bruxelles per il vertice europeo, mentre alla Camera si vota la fiducia sulla legge di stabilità, ma il pressing sul premier sta diventando un vero e proprio fuoco di fila, a partire dalla bocciatura del presidente di Confindustria Squinzi, alla rivolta dei sindaci, alle critiche dei sindacati e alle perplessità dello stesso Renzi. Per tutti un'occasione perduta per una legge di stabilità che avrebbe dovuto segnare un cambio di passo e che invece, secondo Squinzi, rievoca le vecchie finanziarie. Non posso sfasciare i conti, replica visibilmente alterato Letta, che da Bruxelles porta a casa il compromesso sull'unione bancaria, ma che non riesce a contenere il fiume di polemiche che si sta innescando in queste ore. Una legge di stabilità insufficiente ad aiutare una ripresa economica fiacchissima, con una disoccupazione alta fino a tutto il 2015. La previsione pessimistica del presidente degli industriali certamente non è quello che ci aspettavamo. Parole a cui fanno eco anche quelle dei sindacati, che si aspettavano una manovra che avesse un impatto maggiore sull'economia reale, con un maggiore taglio sulle tasse. Ma in prima linea ci sono soprattutto i sindaci, guidati dal presidente dell'ANCI Fassino, che alzano la voce e si appellano al capo dello Stato Napolitano per i tagli subiti che potrebbero impedire di varare le detrazioni per le famiglie sulle nuove imposte sugli immobili. Contro i tagli ai comuni è intervenuto lo stesso neo segretario del PD, che avrebbe ottenuto da Letta la garanzia di un decreto entro fine anno per ripristinare le risorse. Nello stesso decreto ci saranno anche le correzioni per le detrazioni sulla casa, per passare da 500 milioni a circa 1,3 miliardi, come annunciato poco fa il ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio. Ma Renzi ieri è intervenuto seccamente anche contro un altro provvedimento approvato dalla maggioranza in Senato, nel decreto Salva Roma, l'emendamento sulle slot machine, che di fatto punisce i comuni più virtuosi nella lotta alle ludopatie. Una porcata, lo ha definito Renzi, chiedendo ai suoi di cancellare la norma alla Camera.
Ecco, e tutto questo avviene naturalmente nella cornice di una crisi economica senza precedenti, almeno nella storia recente, così profonda da essere molto difficile una uscita da questa crisi. Lo dimostrano ancora una volta i dati che ci fornisce oggi l'Istat sul fatturato dell'industria italiana. In calo infatti non ci sono solo le commesse delle nostre industrie, ma ci sono addirittura i consumi alimentari degli italiani, e questo è davvero un brutto segno. A ottobre è andata male per le botteghe di quartiere, e questa non è una novità, ma è andata male anche per la grande distribuzione, soprattutto per i supermercati. E questo è il segno tangibile, se ancora ce ne fosse bisogno, che per parlare di ripresa serve una grande dose di ottimismo. Il dato sulle vendite al dettaglio nel settore degli alimenti diffuso oggi dall'Istat è di meno 0,2% su base mensile, e dentro si può vedere un ulteriore segnale di allarme. Vanno male i negozi di alimentari e i supermercati, rispettivamente meno 2,9% e meno 2,4%. Vanno bene i discount alimentari, più 2,4%, perché da qualche parte bisognerà pur comprare il cibo. Le vendite al dettaglio in ogni caso continuano a calare, meno 1,6% rispetto a ottobre 2012, mentre nei primi 10 mesi del 2013 siamo arrivati a meno 2,2%. Chi sta peggio sono i settori cartoleria, libri e giornali, meno 3,6%, mobili meno 3% e calzature meno 2,6%. C'è poco da stare allegri anche quando si esaminano i dati di ottobre sul fatturato dell'industria, perché anche qui campeggia il segno meno. Meno 1,3% rispetto a un anno fa, meno 0,7% rispetto al mese precedente. E ancora una volta è la contrazione del mercato interno ad affossare la rilevazione, mentre sul mercato estero il fatturato tiene. Se proprio vogliamo trovare un segno positivo, dobbiamo guardare agli ordinativi. A ottobre le industrie hanno ricevuto dall'Italia più commesse che a settembre. L'incremento è lieve, ma è pur sempre un buon segnale. Ora andiamo a Bruxelles, dove è in corso la conferenza stampa finale del vertice di Enrico Letta, e questo nella giornata in cui l'agenzia di rating americana Standard & Poor's ha declassato l'Unione Europea, un declassamento che, ha detto poco fa il Presidente del Consiglio, non va sottovalutato. Un compromesso ed un rinvio, come spesso accade nelle trattative europee. Ma stavolta il via libera al secondo pilastro dell'unione bancaria sembra convincere. Piace a Draghi, che nei giorni scorsi aveva invece espresso dei dubbi, e anche all'Italia. Così Letta ieri notte alla fine dei lavori. È evidente che quello che abbiamo trovato oggi è un compromesso. Noi avremmo voluto fare qualche passo avanti in più, però il compromesso è perché qualcun altro voleva fare dei passi in meno, quindi si è trovato un punto di intesa che secondo me fa sì che il bicchiere sia mezzo pieno. In sintesi, è stato definito il meccanismo per portare le banche scassate al fallimento ordinato, i tempi, i modi, dove trovare i soldi necessari. Chi sarà a rimetterci? Si poteva fare di più, come dice Letta, se gli stati avessero avuto il coraggio di tenere testa alla Germania, che ha bloccato un meccanismo più solidale per condividere a livello europeo i rischi. I soldi per gestire i fallimenti arriveranno infatti da un apposito fondo finanziato dalle banche tra 10 anni. Se nel frattempo una banca fallisce, i soldi per gestire il crack chi li metterà? Angela Merkel ha voluto che ciascun governo intervenga in casa sua. Nessuno si illuda, dice, di prendere i soldi dal fondo salva stati. E questo è il punto debole di questo meccanismo, che non soddisfa il Parlamento europeo, che in materia ha potere di codecisione. I soldi per i fallimenti li dovrebbero anticipare gli stati come prestiti, o forse ci sarà un qualche tipo di fondo comune, tutto da definire. Ma l'impegno a trovare una soluzione almeno c'è. Vedremo come il mondo della finanza accoglierà questa soluzione. Certo, stamani Standard & Poor's ha abbassato di un gradino il rating a lungo termine dell'Unione Europea, ma una decisione del genere sicuramente era pronta da giorni e riflette più un clima di sfiducia nella credibilità creditizia dei paesi europei piuttosto che una precisa bocciatura delle misure di ieri. La Commissione europea si è detta in disaccordo con Standard & Poor's perché il rating europeo, fa sapere, dovrebbe essere valutato in base ai meriti, alla luce dello status speciale basato sui trattati del bilancio UE. Oggi il vertice ha ripreso i suoi lavori. All'ordine del giorno, oltre alla vicenda dell'Ucraina, anche l'immigrazione, con le proposte elaborate dalla Task Force europea per il Mediterraneo, iniziativa varata dopo la tragedia di Lampedusa dello scorso ottobre.
adesso ascoltiamo insieme un frammento della conferenza stampa di Enrico Letta in corso a Bruxelles proprio sul declassamento di Standard & Poor's. Nel Consiglio europeo non se n'è parlato, nessuno ha commentato, però per parte mia il commento che mi viene da fare è questo, è la dimostrazione che la transizione non è finita e che l'Europa e l'euro sono ancora sotto osservazione ed è la dimostrazione che c'è bisogno di molta attenzione, molta prudenza e che le scelte che bisogna fare a livello europeo e a livello degli Stati membri devono essere scelte determinate a raggiungere gli obiettivi, ma scelte che siano attenti a non rovinare, a non sciupare i risultati raggiunti fino adesso. Ecco, a Bruxelles Enrico Letta nella sua valigia ha portato anche il tema delle riforme, un tema molto urgente che Bruxelles ci chiede di continuo di risolvere, così come fa Matteo Renzi, il neo segretario del Partito Democratico, in primis per quanto riguarda la legge elettorale. Vediamo il servizio. Il PD deve fare le riforme, altrimenti perdiamo la faccia. Dobbiamo dare il buon esempio mettendo i politici a dieta per 1 miliardo e un gigantesco piano per il lavoro. Per Matteo Renzi ogni occasione è buona per ricordare, se mai a qualcuno fosse sfuggito, che bisogna procedere velocemente sulla strada del cambiamento. Cambiamento che per il segretario democratico deve necessariamente toccare i costi della politica, il lavoro e prima ancora la riforma della legge elettorale. Se sia poi un Mattarellum corretto o un doppio turno modello sindaci, poco importa. Basta che la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto, dice Renzi, che insiste nel voler dialogare con tutte le forze politiche. Il nuovo centrodestra di Alfano, Forza Italia di Berlusconi, il Movimento 5 Stelle di Grillo, la Lega di Maroni e SEL, perché la riforma si fa con tutti. La strategia è chiara, mettere alle strette i vari avversari spingendoli a fare proposte concrete. Un gioco su più tavoli che non piace al nuovo centrodestra. Se Renzi manda all'aria il rapporto di maggioranza per trovarne un'altra in Parlamento sulla legge elettorale, si rischia una crisi dalle conseguenze imprevedibili, avverte Fabrizio Cicchito dalle pagine dell'Unità. Nessuno dice di non cercare maggioranze anche più larghe, ma è chiaro che il punto di partenza deve essere il recinto della maggioranza. Chi invece non si scandalizza affatto per la posizione di Renzi è Pier Ferdinando Casini. Sulle riforme si deve parlare con tutti, quindi sì al dialogo fra Renzi e Berlusconi, spiega in un'intervista a Repubblica il leader dell'UDC, sottolineando che dovrebbero essere proprio i moderati che sostengono il governo a spingere perché si apra un confronto anche con Berlusconi. E tanto più dovrebbe chiederlo Alfano, aggiunge Casini, visto che sostiene di volersi alleare con il Cavaliere alle elezioni. Mentre Sandro Bondi, Forza Italia, invita Alfano ad ascoltare la lezione di Casini, i contatti del partito di Berlusconi con Renzi proseguono, prima con Renato Brunetta, fautore del Mattarellum, ora con un nuovo ambasciatore, Denis Verdini, sostenitore del sistema di voto spagnolo, segno che Berlusconi non ha ancora deciso bene quale strada seguire. Ieri intanto è salita al colle Maria Elena Boschi, fedelissima di Renzi e responsabile delle riforme del PD, proprio per parlare con il capo dello Stato della legge elettorale. L'altra importante riforma al centro dell'agenda di Renzi è il lavoro, tema sul quale il segretario del PD annuncia importanti cambiamenti. Il punto non è tanto l'abolizione dell'articolo 18, è solo un grande totem ideologico attorno al quale danzano i soliti addetti ai lavori, dice Renzi. L'obiettivo è creare lavoro, garantire anche i non garantiti e trovare misure come l'indennità di disoccupazione. Ed è finito nuovamente in carcere dopo un periodo agli arresti domiciliari, arrestato dalla Digos di Napoli, Walter Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, che adesso è accusato di tentata estorsione nei confronti della società Impregilo in merito ad alcuni appalti a Panama. Poi Lavitola è anche accusato di aver ricattato Silvio Berlusconi con dei video compromettenti che però, secondo l'avvocato dell'ex premier Nicolò Ghedini, non esistono. Fuori e dentro dal carcere, con inchieste che si intrecciano e sovrappongono. Agli arresti domiciliari, l'ex direttore dell'Avanti, Walter Lavitola, era tornato poco più di 2 settimane fa, dopo essere finito nuovamente in cella per evasione, finanziamenti pubblici illeciti, corruzione internazionale. Da questa mattina Lavitola è tornato a Poggio Reale con l'accusa di tentata estorsione. In ballo c'è un nuovo filone d'inchiesta della Procura di Napoli che riguarda sempre appalti a Panama. In pratica, secondo i pubblici ministeri, il faccendiere voleva costringere
costringere il manager di Impregilo a costruire un ospedale nel paese centroamericano in cambio dell'appalto per la metropolitana di Panama City, poi affidata ad un'altra società. Una sorta di tangente da pagare, un dazio per ottenere una ghiotta commessa. Tutto questo minacciando ritorsioni. La Vitola avrebbe fatto pressioni anche sul presidente panamense Ricardo Martinelli per ottenere denaro. Ancora una volta sulla scena appare anche l'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Le indagini infatti sono partite da una intercettazione tra l'ex numero uno di Impregilo Massimo Ponzellini e lo stesso Berlusconi, che risale all'aprile del 2011. L'ex premier al telefono riferisce quanto avrebbe detto la Vitola, che Impregilo doveva trovare l'accordo con Panama. Se così non fosse stato, il presidente Martinelli avrebbe rilasciato una dichiarazione pubblica che avrebbe gravemente danneggiato il colosso italiano, bloccando così anche l'appalto già vinto per lo stretto, con gravi conseguenze in borsa. I magistrati di Napoli chiariscono che in ogni caso il presidente Berlusconi è stato solo il vettore inconsapevole del messaggio, nessun reato a suo carico, anche se dall'inchiesta spuntano altri particolari che lo coinvolgono. Secondo un imprenditore finito nelle inchieste su Panama, Walter La Vitola avrebbe procurato a Berlusconi delle escort quando si trovava proprio a Panama. Avrebbe anche girato di nascosto filmini degli incontri, forse per tenerlo in scacco. Accuse ancora tutte da dimostrare. Non esiste alcun un video compromettente di Berlusconi, dice il suo legale Niccolò Ghedini. Il governo che si vede a pochi giorni dall'approvazione del decreto sulle carceri costretto ad affrontare un tema spinoso, quello del killer evaso nei giorni scorsi dopo non essere rientrato da un permesso premio, un serial killer molto pericoloso di cui ancora non si hanno le tracce. Su questo è intervenuto anche il ministro Cancellieri, che ha riferito in Parlamento e ha detto di avere preso provvedimenti, un'inchiesta, un'indagine in corso, provvedimenti anche contro il direttore del carcere per, si legge, le dichiarazioni inopportune e intempestive rese alla stampa. Due killer evasi dopo un permesso premio. Bartolomeo Gagliano, assassino seriale di prostitute e trans, non è rientrato nel carcere di Marassi a Genova. Pietro Esposito, sicario della Camorra che ha partecipato anche all'omicidio dell'ex fidanzata nella faida di Scampia, a Pescara. Tutti e due sarebbero stati liberi presto. Gagliano, detenuto attualmente per un'estorsione, fra poco più di un anno. Esposito, pentito, fra sei mesi. Il ministro Cancellieri alla Camera riferisce sul caso di Genova. Ha disposto un'indagine conoscitiva. Smentisce il direttore del carcere. Mercoledì scorso aveva detto che nel penitenziario non si conosceva il curriculum criminale di Gagliano. Ovviamente non può essere così e contro il direttore di Marassi è stata avviata un'azione disciplinare. Sia il magistrato di sorveglianza che il carcere di Genova erano perfettamente a conoscenza dell'intero percorso personale e criminale del detenuto. Il giudice ha ritenuto di concedere i due permessi proprio al fine di preparare il detenuto all'uscita definitiva dal carcere, determinando la presa in carico da parte del locale dipartimento di salute mentale. Gagliano è alla sesta evasione. È sempre scappato durante un permesso premio. Il sospetto è che abbia passato la frontiera con la Francia, però non è l'unica pista. Non si esclude che sia rimasto in Liguria o si sia spostato in Toscana. È inseguito ora anche dagli 007 del NIC, Nucleo Investigativo Centrale, i Segugi della Polizia Penitenziaria. Esposito, invece, secondo la polizia, sarebbe rimasto vicino a Pescara. Sabato scorso aveva avuto un permesso di 8 ore e non è rientrato. Anche lui era già evaso una volta. I due casi ovviamente hanno aperto un dibattito sulla concessione dei permessi premio. Un detenuto che si comporti bene in carcere e non sia giudicato pericoloso in un anno può accumulare fino a 45 giorni di permessi. Non è dunque da un singolo episodio che possono essere tratte conclusioni affrettate ed emotive sulla valenza complessiva di istituti irrinunciabili per l'attuazione del principio costituzionale della rieducazione della pena. Secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel 2012 sono stati concessi 25.200 permessi, i mancati rientri sono stati 52. I numeri sono analoghi per il 2013. Il tasso di evasione, considerando anche le fughe da lavoro esterno e semilibertà, è intorno al 5%. Il secondo killer, non Gagliano, ma il camorrista pentito, è stato poco fa catturato a Forlì. Adesso
Puntiamo i riflettori su Telecom, infatti è in corso l'assemblea degli azionisti, al centro lo scontro sulla revoca dell'attuale consiglio di amministrazione, tutto questo nel giorno in cui i PM della Procura di Roma vogliono vederci più chiaro sull'operazione che ha portato gli spagnoli di Telefonica alla guida di Telco. Fuori, sotto il cielo plumbeo di Rozzano, nei pressi di Milano, il presidio dei sindacati preoccupati per le ricadute occupazionali dell'operazione che ha portato la spagnola Telefonica ad avere la maggioranza delle quote di Telco, la holding che controlla Telecom Italia. Dentro, la resa dei conti tra i soci nell'ambito di un'assemblea che fin dalla sua convocazione si era annunciata caldissima. All'ordine del giorno, infatti, la revoca dell'attuale consiglio di amministrazione proposta da Marco Fossati, l'erede della dinastia Stark che detiene il 5% del capitale sociale. A lui l'operazione Telefonica Telco proprio non è andata giù, come non è piaciuta a moltissimi altri piccoli azionisti che hanno raccolto molte deleghe, compresa quella dell'ex presidente Franco Bernabé, da sempre ostile al controllo spagnolo della compagnia. Contro la revoca, naturalmente, Telco, azionista di maggioranza con il suo 22,4%, ago della bilancia, il fondo americano BlackRock, salito agli onori delle cronache proprio in questi giorni perché, oltre ad aderire al prestito convertendo varato dal gruppo all'inizio del mese scorso, ha anche comprato un robusto pacchetto di azioni Telecom. Gli americani dovrebbero astenersi, il che fa pensare che la revoca balli sul filo sottilissimo dei numeri. Ma l'operazione Telefonica Telco sarebbe anche, stando a quanto riporta oggi il Corriere della Sera, era sotto la lente dei PM di Roma. Prestito convertendo e vendita delle quote di Telecom Argentina, le altre manovre per le quali i magistrati della capitale starebbero valutando un possibile reato di ostacolo alla vigilanza. Indiscrezione però smentita dagli stessi PM che in una nota firmata dal procuratore capo Giuseppe Pignatone e dall'aggiunto Nello Rossi affermano come non ci siano indagati, smentiscono l'esistenza di un'inchiesta e parlano di fisiologici scambi di notizie con la Consob e di acquisizione preliminare di informazioni nell'ambito dei quali si collocherebbe anche l'audizione di Franco Bernabé avvenuta nei giorni scorsi. La trasparenza dell'operato della dirigenza di Telecom è stata difesa anche dall'amministratore delegato Marco Patuano nel suo discorso introduttivo all'Assemblea, l'inizio della resa dei conti. Ma questi sono anche gli ultimi giorni dell'anno, con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano impegnato nei tradizionali auguri alle diverse istituzioni dello Stato, occasioni anche per tornare su temi importanti, scottanti e difficili da risolvere, come quello dei due fucilieri italiani ancora in India. Il saluto più atteso era quello a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri del reggimento San Marco coinvolti nell'incidente della petroliera Enrica Lexi, che trascorreranno in attesa di processo le feste di Natale a Nuova Delhi. In attesa che si possa sbrogliare la matassa del caso politico-diplomatico che da quasi due anni condiziona i rapporti tra Italia e India. Il presidente della Repubblica Napolitano, collegato in videoconferenza con i contingenti militari impegnati nelle missioni internazionali, ha ricordato l'impegno del governo, ha espresso parole di conforto per i due sottufficiali e l'auspicio per una soluzione positiva superando le difficoltà forse accentuate dalle imminenti elezioni politiche in India. Spero di vedervi presto al Quirinale, il paese è con voi, ha detto il Presidente della Repubblica. Mi guai quindi a venir meno a un obbligo che sentiamo di avere verso la comunità internazionale. La nostra partecipazione è fattore che contribuisce al prestigio dell'Italia nel mondo. Sono 7.000 i nostri militari schierati all'estero, 26 missioni in 21 paesi. La prospettiva, già indicata dal ministro della Difesa Mauro, è quella di non assumere nuovi impegni anche alla luce dello sforzo per la missione Mare Nostrum in soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Proseguono i preparativi per il progressivo rientro dei soldati dall'Afghanistan, il fronte che impiega il maggior numero di risorse, rientro che sarà pressoché completato entro il 2014. Ma altre aree di crisi impongono il proseguimento di missioni gravose, come in Kosovo e nei Balcani, anche alla luce del progressivo disimpegno dei militari francesi. E in Libano, dove il contingente italiano svolge un ruolo di grande importanza per la stabilità in Medio Oriente, con la forza di interposizione schierata nell'ambito della missione UNIFIL. In Russia è avvenuto un fatto non certo privo di significato, visto che Vladimir Putin, il presidente, ha deciso di concedere la grazia all'oligarca russo detenuto da più di 10 anni, Mikhail Khodorkovskij.
L'inferno alle spalle e l'inferno che oggi Mikhail Khodorkovsky ha finalmente lasciato è il carcere di Sejens in Siberia, dove Putin lo rinchiuse 10 anni fa. Le immagini della sua uscita dalla colonia penale non sono ancora state diffuse, chissà, forse non lo saranno mai. Vale la pena leggere invece il decreto presidenziale ricevuto questa mattina all'alba dal direttore del penitenziario. Guidato da principi umanitari, io, Vladimir Putin, ordino che Mikhail Borisovich Khodorkovsky, nato nel 1963, originario di Mosca, sia graziato e liberato dall'obbligo di scontare ulteriormente la sua pena detentiva. L'ex uomo più ricco di Russia, in carcere dal 2003, è considerato dai difensori dei diritti umani un prigioniero politico, dunque è libero. Questa mattina ha lasciato la Casa dei Morti, così fu chiamato l'antico carcere siberiano da Dostoevskij, una prigionia fatta di lunghe giornate di isolamento, vessazioni, apparizioni in tribunale e verdetti palesemente pilotati. L'ex presidente della ricchissima compagnia petrolifera Yukos, comprata ai saldi negli anni delle privatizzazioni selvagge di Yeltsin, era considerato verso la fine degli anni 90 il principale avversario politico di Putin. La sua colpa principale, affermano i difensori dei diritti umani, fu quella di finanziare l'opposizione liberale, ma per Putin il plurimiliardario Khodorkovsky era ufficialmente solo un traditore, colpevole di aver tentato di vendere ai petrolieri amici di Bush un pezzo del tesoro energetico russo. Ieri era stato lo stesso Putin ad annunciare informalmente al termine della sua conferenza stampa che presto avrebbe firmato la grazia che sarebbe stata richiesta dallo stesso Khodorkovsky, un'affermazione che ha lasciato di stucco i legali dell'ex oligarca, che hanno negato di aver mai presentato una richiesta in tal senso, ma un portavoce del Cremlino ha affermato che la richiesta è stata firmata dal detenuto, motivandola con le precarie condizioni di salute dell'anziana madre. La sua firma è un'implicita ammissione di colpa, afferma Dmitry Peskov. Di fatto, la grazia concessa da Putin arriva appena quasi del tutto scontata. Khodorkovsky, infatti, sarebbe dovuto uscire comunque dal carcere il prossimo agosto. Increduli familiari di Khodorkovsky, siamo contentissimi, lo attendiamo finalmente a Mosca, ha affermato il padre Boris in una dichiarazione riportata dall'agenzia Itartas. E così Vladimir Putin, a poche settimane dall'avvio delle Olimpiadi invernali di Sochi, ha piazzato oggi un colpo mediatico di rilievo internazionale, dopo quelli già annunciati nei giorni scorsi. Ieri, in 4 ore di conferenza stampa in diretta TV davanti a un migliaio di giornalisti da tutto il mondo, Putin era riuscito a spiazzare l'opposizione annunciando l'amnistia per le Pussy Riot e gli attivisti di Greenpeace. Lo sport, il campionato di calcio alle prese con le inchieste sulle scommesse e anche con le polemiche sul tifo nelle curve. Tra sospetti, veleni, razzismo territoriale, polemiche sparse, il campionato riprende la sua corsa in una versione che ha veramente poco di natalizio. Per il mondo del calcio ottenere credibilità è un'operazione sempre più difficile, per i tifosi veri il senso di smarrimento è sempre più forte. Mentre a Cremona saranno ascoltati 2 Mister X, arrestati in questa nuova fase del calcio scommesse, siamo alla vigilia dell'ultimo atto della Serie A prima della pausa invernale. In queste ore è grande il fermento intorno al Milan, scosso dal nome di Gattuso, chiamato in causa per l'inchiesta sulle partite truccate. Ma l'atmosfera risente anche di influssi positivi legati alle ultime vicende societarie, con l'impegno in prima persona di Silvio Berlusconi per rilanciare il club. L'impronta della famiglia è ancora più marcata, adesso che la figlia Barbara è stata nominata vicepresidente e amministratore delegato, proprio come Galliani. La decisione di ieri lancia dunque una formula in cui Galliani è responsabile dell'area tecnico-sportiva, mentre Barbara si occuperà degli aspetti commerciali, del marketing, della Fondazione Milan e del progetto Stadio. Naturalmente la convivenza come garante Silvio Berlusconi, il capo assoluto che spende tutto il suo carisma per scatenare una scossa nella squadra. Il Milan non ha più perso, adesso c'è bisogno di vincere, per questo saranno d'aiuto anche i rinforzi di gennaio. Allegri, che nonostante le bufere mangia il panettone, ha la grande opportunità di tentare il colpaccio domenica sera nel derby milanese. Un derby del quale si sta parlando molto per la storia della curva nord interista chiusa per discriminazione territoriale. Il ricorso alla Corte di Giustizia federale, discusso oggi, era stato anticipato ieri da una serie di voci, poi smentite, sull'intervento della Prefettura di Milano per riaprire la curva a tutela dell'ordine pubblico. Sarà il primo derby allo stadio per il presidente Toir, che ancora non è riuscito ad avere in regalo una vittoria dalla sua Inter. Intanto lavora sul mercato per il futuro immediato, con l'obiettivo della Champions. Si tratta della cessione di Guarin al Chelsea. La Juventus, che ha allungato il passo sulla Roma, gioca in trasferta su un campo ostico come quello dell'Atalanta. Alle sue spalle giallorossi, anche loro con la curva sud chiusa e ricorso in ballo, non devono distrarsi contro il Catania, ultimo in classifica. Pesanti le assenze di De Rossi e Strootman squalificati. Alla ripresa il 5 gennaio ci sarà Juve-Roma.
Il rilanciato Napoli anticipa domani in trasferta a Cagliari. Allora, adesso una pausa pubblicitaria. Al ritorno vedremo ancora cosa accade a Bruxelles, dove è ancora in corso la conferenza stampa di Enrico Letta. Eccoci qua, prima di salutarci un aggiornamento da Montecitorio, dove poco fa la Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sulla legge di stabilità, 350 sì, 196 no, dunque davvero la legge adesso si avvia ad essere approvata in via definitiva come previsto lunedì 23 dicembre in Senato. Poi da Bruxelles invece Enrico Letta sta continuando la sua conferenza stampa, molte le cose che ha detto. Con Renzi dice: nessuna tensione, l'intesa tra noi continua. Poi il Presidente del Consiglio è tornato sul pasticcio accaduto in Parlamento ieri e che riguarda le slot machine. In questo ha detto: è stato un errore a cui rimedieremo. Di questo si parlerà in TG Cronache con Caterina Bizzarri. Dunque rimanete con noi e noi ci vediamo domani. Arrivederci e grazie per essere stati con noi.